Famiglie e bambini, nuovi progetti. Grazie ai 400.000 euro del Fondo contro la povertà educativa nei comuni di Lucca, Capanno, Rialto Pascio e Villa Basilica. In ricordo del maresciallo Guazzelli a Gallicano, la giornata dedicata al carabiniere ucciso dalla mafia nel 1992. Torna la festa della libertà a Lucca domenica prossima, sbandieratori e balestrieri per rievocare la fine della dominazione pisana. Lo sport, ma la beffa viene di notte, la Lucchese pareggia 1-1 il derby con la Pistoiese in vantaggio grazie alla rete di Buratto e con l'uomo in più i rossoneri si fanno raggiungere all'ultimo secondo del recupero. Pallavolo dopo l'argento, ora sotto con la B1, archiviato il secondo posto nella Final Four di Coppa Italia, la Nottolini si rituffa in campionato, 8 punti di vantaggio su Forlì a 5 giornate dalla fine e la promozione dietro l'angolo. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano parliamo di un finanziamento di oltre 400.000 euro a favore di 4 comuni della Piana di Lucca, quello capoluogo e poi Capanno, Rialto Pascio e Villa Basilica, un fondo che andrà a sostegno dei servizi educativi contro la povertà educativa minorile. Vediamo di che cosa si tratta in questo servizio. Nuovi servizi per famiglie e bambini grazie al progetto Lucca In, presentato a Palazzo Orsetti dal primo cittadino Tambellini, dal sindaco di Alto Pascio D'Ambrosio e dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Bertocchini. Il progetto, che coinvolge i comuni di Lucca, Capanno, Rialto Pascio e Villa Basilica, ha vinto un bando del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. I 4 municipi potranno quindi usufruire di oltre 400.000 euro in 2 anni per nuove attività in asili nido, ludoteche e scuole, incentrate sul rapporto tra bambini e natura. Questo è un intervento di supporto alle attività educative, un intervento di supporto che viene finanziato con dei fondi nazionali, con la partecipazione anche della Fondazione Cassa di Risparmio, perché l'integrazione tra territorio e fondi nazionali è sempre essenziale da questo punto di vista. E soprattutto è un progetto che si rivolge al rapporto tra i bambini e la natura, quindi si lavorerà soprattutto su questi aspetti e ci sarà questo valore aggiunto che è proprio il momento del raffronto tra i ragazzini, i bambini e il mondo della natura, che costituisce il dato forte essenziale di un'attività come quella che viene messa in campo, ripeto, con risorse pari a 416.000 euro. Sia a Lucca che a Capannori saranno potenziate le iniziative degli orti e giardini urbani per avvicinare famiglie e bambini alla natura. E con il progetto saranno finanziate anche 2 edizioni del Festival della Fiaba, che saranno incentrate sulle suggestioni derivanti dalla natura. Tra le altre iniziative previste, l'allestimento di una ludoteca fissa alla ex scuola di Santa Maria a Colle e di una itinerante a Capannori, che avrà la sua base al centro Artemisia, ma che si sposterà anche nelle zone periferiche del comune. Ad Alto Pascio, i primi fondi del progetto serviranno a prolungare l'orario dell'asilo nido comunale Primo Volo, una necessità, ha spiegato il sindaco D'Ambrosio, manifestata dalle stesse famiglie. Il tempo sta transitando in queste ore sulla Toscana una perturbazione che porterà rovesci e temporali. Per questo la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un codice giallo per piogge forti e temporali con validità fino alle ore 13 di giovedì 5 aprile. Ci spostiamo in Garfagnana, a Gallicano, per la giornata dedicata al ricordo del maresciallo Giuliano Guazzelli, ucciso dalla mafia nel 1992. È stato aperto dal video del saluto del capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, il ricordo del maresciallo Giuliano Guazzelli, che l'amministrazione di Gallicano e l'associazione Tutti per Uno hanno voluto dedicare al militare ucciso il 4 aprile del 1992 dalla mafia. È stato il sindaco di Gallicano, David Saisi, a fare gli onori di casa, ricordando quanto il ricordo del maresciallo Guazzelli sia ancora vivo in tutta la comunità gallicanese. Saisi ha inoltre ringraziato tutte le autorità presenti in sala, tra cui il sindaco di Castelnuovo Tagliasacchi e gli ex sindaci di Gallicano, Pellegrinotti e Adami.
tanti i carabinieri presenti, guidati dal maggiore Giorgio Picchiotti, comandante della compagnia di Castelnuovo Garfagnana. Il ricordo di Giuliano Guazzelli, un uomo che si è battuto, che ha dato la propria vita nella lotta contro la mafia e per l'affermazione della legalità. Oggi abbiamo ospiti di eccellenza come il magistrato Caselli, anch'egli impegnato per tutta la vita nella battaglia per l'affermazione della legalità. Quindi Gallicano è sempre in prima linea nella lotta contro la mafia. L'incontro ha offerto momenti musicali e di informazione. Sul palco a rispondere alle domande di Alessandra Maggio ed Eva Edili anche Giancarlo Guazzelli, figlio del maresciallo ucciso dalla mafia, l'ex magistrato Giancarlo Caselli e don Andrea Bigalli dell'Associazione Libera. Al termine del ricordo dedicato al maresciallo Guazzelli sono stati premiati i giovani che hanno partecipato alla terza edizione del concorso Legalità Premio Guazzelli a cura della Banca di Credito Cooperativo della Versilia, Lunigiana e Garfagnana. C'è stata una vincita da 64.000 euro al Super Enalotto alla ricevitoria in via del Brennero a Ponte a Moriano. La vincita è stata fatta con un 5, il jackpot del concorso nel frattempo ha raggiunto i 124 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo e la quinta vincita più ricca nella storia del concorso. Ci spostiamo in Versilia, a Torre del Lago, perché all'ex campo Rom di via Cimarosa, 2 anni dopo lo smantellamento del campo, c'è ancora una vera e propria discarica a cielo aperto. Pneumatici, lastre di Ethernet, quintali di plastica, carcassi di auto, batterie e una montagna di rifiuti indifferenziati, pericolosi e non. L'abbandono dell'area di parco nella zona del lago Massaciucoli la si misura al massimo livello in quello che dovrebbe essere uno dei punti di maggiore interesse, oltre che punto di riferimento per eventi e iniziative culturali, visto che a poche centinaia di metri c'è il teatro che porta il nome di Giacomo Puccini. Ecco come si presenta oggi via Cimarosa, già ex campo Rom, smantellato nell'estate 2016, con l'impegno di bonificare tutta l'area. La grande quantità di rifiuti abbandonati nella zona protetta e soprattutto la presenza di amianto, animali morti, vernici e altri materiali pericolosi in campagna e tra i fossi preoccupa e non poco. Lo sgombro è stato fatto a metà perché poi non vi è stata alcuna bonifica, quindi qui ad oggi troviamo resti di quello che c'era e cose che poi si sono aggiunte nel corso dell'anno e mezzo che è seguito. Qui siamo ai bordi del lago di Massaciucoli, qua accanto c'è un canale che versa direttamente nel lago e è pieno di rifiuti. Dunque rifiuti indifferenziati nelle zone di maggiore tutela del parco e con l'arrivo del caldo i cattivi odori non tarderanno a invadere tutta l'area. Più che altro quello che ci preoccupa è l'avvelenamento del territorio, perché abbiamo trovato qua in mezzo Ethernet, materiali plastici e tantissimi altri tipologie di rifiuti che insomma preoccupano per la salubrità del territorio e dei cittadini che vi abitano accanto. Più volte questa situazione è stata documentata e denunciata dai partiti politici, comitati e associazioni, sia durante l'esistenza del campo che dopo il suo smantellamento, rimanendo però senza risposta. Oggi il direttivo di Fratelli d'Italia chiede al sindaco di richiamare le varie istituzioni e soggetti coinvolti al loro dovere e di avviare una bonifica seria e immediata dell'area. Inoltre Fratelli d'Italia presenterà un esposto alla Procura della Repubblica. Noi presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica per capire di chi è la responsabilità di questo menefreghismo e vedere se per una volta qualcuno si muove e rende di nuovo dignitoso e accessibile e fruibile questo pezzo di terra che è stato abbandonato da troppi anni. Torniamo a Lucca per tornare a parlare del nuovo orario per i vigili urbani annunciato dall'amministrazione comunale. Ci sono ancora polemiche, a prendere la parola stavolta il sindacato Funzione Pubblica della CGIL. Non si placano le polemiche sull'annunciata modifica dell'orario dei vigili urbani a Lucca, che dovrebbero lavorare per la stessa quantità di ore settimanali ma spalmate su 6 giorni e non più su 5. Secondo il Comune questa nuova organizzazione garantirebbe una maggiore copertura del territorio. Una novità che ha suscitato le reazioni delle organizzazioni sindacali. Ad intervenire stavolta è Giovanna Lozzopone della Funzione Pubblica della CGIL, secondo la quale quella del Comune sembra solo essere un'operazione di facciata che peggiorerà le condizioni di vita dei vigili senza procurare nessun vantaggio per la comunità.
perché la matematica non è un'opinione, spiega la responsabile funzione pubblica della CGIL, e se ci saranno più agenti in servizio in un giorno, questi saranno in servizio per un tempo minore e quindi la presenza sul territorio sarà esattamente la stessa. Secondo il sindacato è invece evidente che a Lucca c'è bisogno di un utilizzo flessibile della Polizia Municipale, che serve molto di più in alcuni periodi dell'anno, in particolare in occasione delle grandi manifestazioni. E in queste occasioni, aggiunge la CGIL, gli agenti non si sono mai tirati indietro. Giovanna Lozzopone conclude annunciando che i vigili non accetteranno di essere vittime sacrificali di decisioni demagogiche che li penalizzano senza portare benefici ai cittadini. Sarà Mario Puglia, il sindaco di Vaglisotto, l'ospite della prossima puntata di Dido in onda venerdì 6 aprile alle 21 su Noi TV. Ovviamente ci sarà la possibilità di inviare domande e commenti tramite SMS o WhatsApp. Ancora a Lucca, domenica prossima si celebra la Festa della Libertà. A Lucca sarà una domenica ricca di iniziative di rievocazione storica, quella del prossimo 8 aprile. Si celebra infatti la 649esima edizione della Festa della Libertà, che ricorda il giorno in cui Carlo IV restituì alla città l'indipendenza dopo la dominazione pisana. La mattina alle 10.30 gli sbandieratori e musici città di Lucca parteciperanno in abito storico alla Santa Messa nella Cattedrale di San Martino. Nel pomeriggio invece in piazza Napoleone a partire dalle 15.30 ci sarà un grande raduno di sbandieratori e musici under 18 provenienti oltre che da Lucca, da Firenze, Gallicano, Asti e Levanto. L'evento è organizzato dagli sbandieratori e musici della Contrada di Sant'Anna. Infine a partire dalle ore 15 a Ponte Tetto presso il campo di tiri della Repubblica di Lucca si svolgerà la seconda edizione della Disfida della Libertà, una gara organizzata dall'Associazione Contrade di San Paolino tra compagnie di balestrieri provenienti tra l'altro da Chioggia, Gualdo Tadino, Terra del Sole e Ventimiglia. Tutto secondo quanto previsto dal proclama dell'8 aprile 1369, che prevedeva appunto di celebrare la ritrovata libertà con una messa e con un palio che si svolgesse da Ponte Tetto a San Michele. Il comune di Capannori promuove una mostra e un memorial per ricordare Nicola Galli, base jumper originario di Colle di Compito, scomparso un anno fa durante un lancio in Trentino. Nel palazzo comunale è stata inaugurata l'esposizione dedicata allo sportivo, lo vedete nella fotografia, la mostra è stata inaugurata alla presenza tra l'altro del fratello di Nicola, Emiliano Galli. Lunedì 9 aprile alle 21 al Cinema Teatro Arte di Capannori con la collaborazione di Cineforium Ezechiele si svolgerà il Memorial Nicola Galli. Sarà proiettato un video in ricordo dello sportivo seguito da testimonianze di familiari, amici e atleti delle varie discipline praticate da Nicola. È tutto per questa prima parte del TG, ora c'è la pubblicità, subito dopo torniamo con lo sport.